Bene, rieccoci. Advisory Update è il primo approfondimento di oggi. Oggi faremo due approfondimenti andando un po' ad analizzare quello che succede al di fuori dell'Europa, anche se in qualche modo l'Europa è sempre coinvolto. In questo caso, perché si parla di questo appello, come vi anticipavo anche poco fa, da parte degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa sul caso e sulla crisi del Mediterraneo, e poi più tardi alle 17 parleremo del Regno Unito, dove insomma i contagi stanno scendendo oramai da 6-7 giorni consecutivi, e alcuni giornali italiani scrivono e gli esperti non ne capiscono il motivo. Ma sarà davvero così? Andremo ad approfondirlo con un nostro collega che lavora di base a Londra. Adesso però ci concentriamo sul tema che vi ho anticipato anche nel blocco precedente, e ci facciamo aiutare da Emanuele Rossi, formiche.net. Ciao Emanuele, buon pomeriggio e ben trovato. Buon pomeriggio a tutti. Grazie come sempre per la disponibilità. Allora, la situazione è la seguente. Questa è la home page di formiche.net e l'apertura è proprio sull'approfondimento che Emanuele ha appena pubblicato. Indo-Pacifico, l'Europa si concentri sul Mediterraneo allargato. Il monito di Lloyd Austin. Sostanzialmente il capo del Pentagono, e leggo il catenaccio dell'approfondimento, ha spiegato che cosa gli Stati Uniti vorrebbero dagli alleati europei. Disponibilità per sortite sull'Indo-Pacifico, ma orientamento strategico nelle aree geografiche di competenza come Africa, Medio Oriente, Golfo, anche per riempire gli spazi lasciati scoperti dal disimpegno americano. Domanda molto papale, molto grezza. Gli Stati Uniti chiedono questi interventi all'Unione Europea, ma perché? Gli Stati Uniti che ci hanno da fare? Allora, perdona la rozzezza della domanda. No, ma la domanda è assolutamente funzionale. Il tema è questo qui. Gli Stati Uniti stanno da un po' di tempo, e oramai è diventato esplicito e palese, e queste parole di Austin sono probabilmente uno dei passaggi più espliciti, più palesi, più chiari. Stanno da un po' di tempo orientando la loro strategia sull'Indo-Pacifico. Perché? L'Indo-Pacifico che cos'è? L'Indo-Pacifico è un'area, diciamo così, geograficamente quasi inesistente, ma ha una definizione politica, no? È quell'area che appunto serve per fondere insieme le strategie dell'Oceano Indiano e dell'Oceano Pacifico, ed è utile agli Stati Uniti nella loro dottrina strategica. Perché si stanno orientando là? Si stanno orientando là perché quella è l'area di contenimento iniziale della Cina. Eccola, e siamo arrivati al paese, l'unico praticamente che non avevamo ancora nominato, insomma, nella presentazione dell'approfondimento. E insomma, c'entra la Cina, e ci hai spiegato chiaramente come. Questo è, se tu mi chiedi che cosa hanno da fare gli Stati Uniti, la risposta è: gli Stati Uniti devono, vogliono, hanno la necessità vitale di contenere la Cina. Per farlo scelgono un quadrante strategico su cui concentrarsi, che è quello dell'Indo-Pacifico, pur restando presenti all'interno di tutti i vari quadranti regionali del mondo. Il punto è questo, e Austin lo ha detto molto chiaramente: le risorse militari sono quelle che sono limitate, esistono, però sono lì, le possiamo ampliare, ma al momento, se noi ci orientiamo, diciamo così, per attenzioni, per sforzi e per risorse su un determinato quadrante, dobbiamo necessariamente, per ragioni di supporto tattico e logistico, per ragioni di investimento economico, per ragioni di necessità politica, disimpegnarsi da alcuni quadranti, per esempio il Medio Oriente. Che cosa chiedono gli Stati Uniti agli europei? Gli Stati Uniti dicono: bene, facciamo fronte compatto delle democrazie, muoviamoci secondo un'unica strategia davanti a quelle che sono gli autoritarismi. Sai, Biden ha alzato molto il livello di questa alleanza delle democrazie nell'agenda delle priorità di politica estera degli Stati Uniti, e nel fare questo fronte comportiamoci in modo coordinato, ossia se noi ci concentriamo con il nostro, per usare un termine che andava di moda qualche anno fa, pivot to Asia, cioè ci concentriamo verso Oriente, verso l'Indo-Pacifico, verso il contenimento della Cina, ci aspettiamo da voi un po' di assistenza, bene, ma poi, siccome le vostre risorse economiche sono ancora più limitate, concentratevi voi
su quei territori, su quelle regioni, su quei quadranti che sono altrettanto importanti, altrettanto strategici anche per il contenimento di Cina e Russia, eccetera, eccetera, ma che si trovano più vicini geograficamente alle vostre, ai vostri stati, alle vostre regioni di competenza. E in questo caso si parla del Mediterraneo allargato e, come insomma spiegavi anche all'interno dell'approfondimento, Africa, Medio Oriente e Golfo, dove sostanzialmente poi insomma mi spiegavi anche diciamo lontano dalle telecamere, quindi non on air ma off air, Emanuele, c'è una situazione in cui abbiamo una crisi istituzionale che riguarda Tunisia, Libia e Libano, e su questo fronte insomma che cosa c'è da temere, che cosa sta sostanzialmente bollendo in pentola? Allora, continuando il discorso, sì. Il punto è questo qua. Gli Stati Uniti dicono: concentratevi su quelle aree, anche perché su quelle aree ci sembra che ci sia parecchio da fare, tant'è che parecchio da fare c'è. Noi ci troviamo davanti una situazione molto complessa in Tunisia, in cui c'è questa crisi istituzionale che corrisponde sostanzialmente a una sospensione della dimensione democratica che la Tunisia aveva acquisito dopo le primavere arabe, con un presidente che ha bloccato i lavori del Parlamento e, con un termine preso in prestito dall'inglese, possiamo dire licenziato il primo ministro Meshici. Okay. Allo stesso modo ci troviamo davanti a una situazione del tutto simile in Libia, dove si è innescata una fase di stabilizzazione prodotta dopo il cessate il fuoco, dalla formazione di un governo di unità nazionale sotto egida delle Nazioni Unite, ma questa fase di stabilizzazione dovrà compiersi anche per volontà dell'ONU con delle votazioni già programmate per il 24 dicembre. Ma la crisi istituzionale è tale che non esiste una Costituzione, non esiste una legge elettorale, e quindi ad oggi possiamo dire che ancora non è sicuro che si vada a votare il 24 dicembre. Allo stesso modo questa condizione si prolunga nel Levante, cioè nella sponda orientale del Mediterraneo allargato, perché vediamo che in Libano il presidente Aoun ha tolto l'incarico all'ex primo ministro Hariri, che aveva ricevuto appunto l'investitura per cercare di formare un governo ad agosto scorso, più o meno dopo i fatti dell'esplosione del porto, che avevano reso chiaro al mondo che il Libano era uno stato in condizioni disgraziate, e ora ha ridato un nuovo incarico. Probabilmente non è ancora ben chiaro se si riuscirà a formare un governo. Fatto sta che è un paese che da un anno è senza un governo. Ma allo stesso modo la Siria è un paese che ancora vive le conseguenze della guerra civile, con alcuni fatti che non sono peraltro deconflittualizzate. L'Iraq è un paese che ha all'interno una recrudescenza dello Stato Islamico, che sta cominciando a rifarsi vedere compiendo alcuni attentati, e contemporaneamente vive una crescita esponenziale del ruolo delle milizie da diversi anni, il ruolo delle milizie sciite che stanno diventando uno Stato nello Stato. Abbiamo l'Iran, che è un paese che in questo momento andrà incontro a una nuova presidenza, dove il policentrismo della Repubblica Islamica si è allineato tutto su una posizione di conservatorismo, e vedremo che cosa significherà. Tornando giù in Africa, abbiamo Algeria e Marocco, che sono soprattutto l'Algeria, ma anche il Marocco con le sue instabilità. L'Algeria è una polveriera della fascia nordafricana. Viene quasi da dire che l'Egitto è il paese più stabile, nonostante sotto la superficie comunque sia ci siano sempre una condizione in cui bollono diverse istanze d'opposizione. Abbiamo il Sahel ancora più a sud, dove c'è il Mali e il Chad, che sono dei paesi che in questo momento vivono una fase post colpo di stato. Abbiamo tutta l'area del Corno d'Africa con le varie instabilità, l'Etiopia che è in guerra nel Tigray e che con la questione della grande diga sul Nilo siamo a un passo dallo scontro militare con l'Egitto e forse con il Sudan. Cioè, insomma, abbiamo una serie di condizioni di instabilità
e gli Stati Uniti dicono: su queste cose, se noi ci concentriamo meno, voi europei dovete concentrarvi più, fermo restando che noi vorremmo giocare su queste partite un controllo da remoto. Beh, insomma, facciamo prima probabilmente a fare l'elenco dei paesi che stanno tranquilli e invece di quelli che appunto stanno registrando, come dicevi tu Emanuele, una determinata instabilità politica e non soltanto. In tutto questo gli Stati Uniti, mi sembra di aver capito, in particolare appunto Austin, che come detto è il leader del Pentagono, ha anche tirato in mezzo il Regno Unito e lo vediamo anche dal Financial Times, in cui che titola "Britain more helpful closer to home than in Asia, says US Defense Chief", appunto Lloyd Austin. Sostanzialmente, perché gli Stati Uniti in questa situazione sicuramente delicata tirano in mezzo anche i freschi usciti dall'Unione Europea? Perché questo è esattamente il senso di quello che dice Austin, è fotografato dall'impegno asiatico che Londra si è voluta costruire. Da tenere a te in primo piano il fatto che, mentre Austin parlava in un convegno organizzato dall'International Institute for Strategic Studies, che è un think tank di Londra, e il convegno si teneva a Singapore, sullo stretto di Malacca circolava la HMS Queen Elizabeth, cioè l'ammiraglia della flotta britannica, che è stata inviata nella sua prima missione operativa proprio nell'Indo-Pacifico. Ora, questo è un colpo per il governo inglese, no? Perché se vogliamo il capo del Pentagono dice: bene, se venite nell'Indo-Pacifico, ma ci fareste più comodo se steste in zone più vicine a casa, more close to home. Certo. Per esempio occupatevi del Mediterraneo, per esempio occupatevi del Nord Europa, dove le interferenze russe sono sempre più attive anche in ottica di sfruttamento delle rotte artiche, cioè cooperiamo, lavoriamo insieme anche sull'Indo-Pacifico, potete trovare i vostri spazi, però i vostri spazi prioritari devono essere altri. Da tenere a mente che proprio a proposito delle capacità e potenzialità delle risorse militari, la HMS Queen Elizabeth è scesa verso l'Indo-Pacifico e ha perso uno degli incrociatori che dovrebbe, uno dei cacciatorpedinieri, pardon, che dovrebbero fornire copertura aerea. Il Diamond è fermo perché si è rotto, ha avuto un guasto tecnico, e quella copertura aerea la stanno fornendo adesso una nave americana e una nave olandese. Cioè, ossia, le risorse sono quelle che sono, sì. Sfruttiamole meglio, sfruttatele in aree dove il coordinamento può essere più prioritario per noi, dicono gli americani. Molto, molto chiaro. Intanto, insomma, vi stavo anche mostrando la fotografia dell'ammiraglia Queen Elizabeth, appunto, e che vi mostro anche in quest'altra immagine, in tutta la sua bellezza, insomma, imponenza. Ecco il solito inserimento esterno che riusciamo ad allontanare in pochi istanti. Tornando all'approfondimento di formiche.net, insomma, Emanuele, concludendo, scrive: il senso delle parole di Austin è riassumibile così: affinché gli Stati Uniti possano portare a compimento un reale, quello che definiva Emanuele prima, pivot to Asia, ovvero sia un riorientamento strategico verso la regione da cui iniziare il contenimento della Cina, gli alleati si mostrino pronti a prendere in mano le redini in altre aree del mondo da cui Washington intende disimpegnarsi per concentrarsi maggiormente sulla gestione della Cina, che, come abbiamo visto, insomma, anche gli ultimi interventi, gli ultimi provvedimenti da parte del governo nei confronti delle tech cinesi che sono anche impegnate negli Stati Uniti abbia ulteriormente alzato la soglia della tensione tra i due paesi. Cooperazione nell'Indo-Pacifico sì, ma tatticamente funzionale e non come shift strategico per gli europei. Questo è il racconto, insomma, che ci offre Emanuele Rossi su formiche.net, in cui poi c'è anche un intervento di Piero Fassino, quindi anche l'Italia in qualche modo prova a dare, insomma, una view su questa situazione, evidentemente anche provando a rispondere all'appello degli States. Sì, certo, chiaramente questa cosa qui, come faceva appunto notare il Presidente della Commissione Esteri della Camera, Fassino,
Per l'Italia è una cosa importante, perché l'Italia vede nel Mediterraneo allargato la sua naturale proiezione internazionale, la sua, diciamo così, sfera di influenza, per dirlo in un modo che non è troppo politically correct, però è effettivamente il modo con cui si descrivono questi quadranti. Altrimenti detto, ci siamo dentro fino al collo se si parla di Mediterraneo, no? Esatto, ci siamo dentro con tre lati della nostra penisola, cioè, e quindi è una cosa piuttosto importante, un messaggio anche abbastanza interessante, perché effettivamente non si può andare dappertutto, ossia l'Italia è un paese che deve concentrarsi sulla base delle, questo è un mio punto di vista, non è il punto di vista di Fassino, è un paese che deve concentrarsi sulla base delle proprie risorse militari e sulla base delle proprie risorse e capacità di proiettare politica internazionale, politica estera, strategia e geopolitica, diciamo come vogliamo, si deve concentrare in quelle aree che sono effettivamente prioritarie anche e soprattutto per continuità geografica. Fondamentalmente la geopolitica è questo, è ovvio che noi abbiamo un maggiore interesse a giocare un ruolo in Nord Africa o nei Balcani o comunque sia nel Medio Oriente, nel Levante, via dicendo. È lì che dobbiamo impegnare la nostra proiezione internazionale, il nostro peso politico, il nostro anche strumento militare quando serve, piuttosto che in altre aree che non è detto che l'Italia non debba partecipare, ma che la concentrazione deve essere, diciamo così, relativa. È un messaggio chiaro quello che arriva dal Pentagono, ed è un messaggio che secondo me è molto importante, di cui i paesi europei e per primo l'Italia devono, secondo me, far tesoro. Bene, questa è la situazione ben raccontata per noi anche da Emanuele Rossi, la home page di formiche.net, Indo-Pacifico, l'Europa si concentri sul Mediterraneo allargato, il monito di Lloyd Austin, leader del Pentagono, poi altri approfondimenti, altri articoli, tra cui il sì della Camera all'agenzia Cyber, le novità del disegno di legge di Gabriele Carrer, che è un altro, insomma, dei giornalisti di Formiche che spesso interviene qui da noi. L'Italia guiderà la NATO in Iraq, ora inizia la vera missione, altro argomento importante, il ballo del qua qua del centrodestra, altro titolo di Formiche, poi una fotogallery in cui ci sono gli 80 anni di Riccardo Muti e altre notizie sempre degli esteri, anche qui abbiamo un altro approfondimento di Emanuele Rossi, tre casi in cui l'acqua sta scatenando crisi in Medio Oriente, magari l'approfondiremo un'altra volta. Io intanto ringrazio Emanuele Rossi di Formiche .net per essere stato qui con noi, buon lavoro e a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio.